Allora, mi chiamo Erika Balza, sono un'accompagnatrice culturale del FAI, cioè detta familiarmente Cicerone, perché accompagno i visitatori a visitare, anche se non mi piace la ripetizione, le varie caserme e tutti i luoghi chiusi. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché la cittadella è sempre stata considerata sacra da tutti i soldati che l'hanno abitata, oso dire, perché per loro era diventata vita. Da questo, parlandone poi con i colleghi, abbiamo deciso di iniziare una ricerca approfondita. L'idea particolare ci è venuta durante una delle giornate FAI di primavera con il nostro amico Camillo, che ci ha raccontato la storia della sua famiglia a partire dal 1764 e che è stata coinvolta proprio nella costruzione della famiglia. Da lì la conferma che la storia non è fatta solo dai generali, dalle guerre, dai personaggi importanti, ma è fatta anche proprio dal popolo. È fatta dai soldati che devono vivere l'atmosfera della guerra, l'atmosfera della vita militare. Quindi una storia fatta dai popoli al servizio dei popoli che non deve assolutamente essere dimenticata perché altrimenti sono capitoli importanti che si perdono. Allora abbiamo cercato disperatamente informazioni, abbiamo chiesto, io ero diventata un incubo perché man mano che parlavo con qualcuno dovevo subito chiedere scusi, lei dove ha fatto militare? Ridevano tutti, però nessuno mi ha mai mandato a quel paese, almeno ufficialmente. E poi, avendo raccolto molte informazioni, si è creato il problema di organizzare il lavoro, di organizzare la struttura proprio della ricerca. Come prima parte abbiamo approfondito gli aspetti comuni, quindi proprio il vitto, il rancio, l'abbigliamento, il casermaggio. Problema più importante, anzi l'aspetto più importante che ci ha lasciato veramente stupiti era la quantità di pane e di panificatori che lavoravano. Perché il pane lo facevano, lo impastavano, lo cuocevano anche per 5.000 persone al giorno, anche molti di più a volte, perché dipendeva dal numero dei soldati ospiti in cittadella e poi servivano anche le caserme dei dintorni. Cuocevano anche le mitiche gallette, 10.000 gallette al giorno. Quindi ci volevano anche tante persone perché per cuocere 10.000 gallette più tutto il pane, ecco perché abbiamo trovato tantissimi operai, tantissimi anche civili che lavoravano alla panificazione. Il lavoro è stato difficile, indubbiamente, però siamo stati ricompensati dalla luce che illuminava gli occhi di tutti questi soldati, ex soldati, che rientravano in cittadella anche dopo 70 anni e vedevano, visitavano luoghi che prima erano proibiti per loro. Ogni soldato doveva rimanere nella propria zona, quindi c'era stupore negli loro occhi, c'era la luce, c'era la commozione, c'erano delle grandi emozioni che ci hanno coinvolto tutti. E per questo abbiamo avuto lo stimolo per continuare, per andare avanti fino a quando abbiamo potuto, perché era impossibile lasciare perdere tutti quei tasselli. Ce ne sarebbero ancora tantissime cose da dire, perché poi la seconda parte abbiamo, nella seconda parte abbiamo ricordato invece il c'ero anch'io, tutti episodi che potevano anche sembrare banali, racconti personali, però facevano parte della quotidianità. Era quello che dava anche lo spunto, la voglia di continuare a vivere in quell'ambiente, dimenticandosi che stavano per partire per una guerra o che perlomeno la sentivano vicina, quindi non erano periodi molto felici. E nella terza parte abbiamo ricordato i nonni, i discorsi dei nonni, i discorsi dei genitori. E sono importantissimi anche questi, perché anche lì allora c'era la luce, c'era la commozione, ma c'era anche la nostalgia
di ciò che avevano insegnato proprio genitori e nonni, che era rimasto, che era sopravvissuto a loro. Quindi è stato un insegnamento per tutti, al di là della ricerca pure semplice, anche questo rapporto umano che si è creato tra noi e gli intervistati, i testimoni, ma anche dei testimoni fra loro. È stato veramente commovente, veramente emozionante.